Buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il media web Le ali di Il Bruco. Prima di cominciare questa importantissima serata, mandiamo un grande, un grandissimo abbraccio alla nostra carissima American Angemi, che doveva essere con noi questa sera, ma purtroppo è venuta a mancare. Uno zio era anziano, stava poco bene, e quindi eh, non, può, non può essere con noi. Le mandiamo un grande abbraccio e eh, un caro saluto. Eh, io vi dico la verità, sono privilegiato a lavorare con una squadra così perché nonostante insomma, la difficoltà ci ha tenuto lo stesso a fare tutto il lavoro, mi ha inviato tut... si è studiato naturalmente tutti i contenuti e mi ha inviato un resoconto dei punti salienti a cui questa sera sottoporremo all'attenzione del nostro caro ospite che naturalmente avete capito di chi si tratta, Pietro Ratto. Carissimo Pietro, buonasera, grazie di essere ritornato nel nostro format. Buonasera a tutti, ciao, grazie a voi, grazie. Bene, allora andiamo subito a vederci il tuo, la tua ultima fatica letteraria eh, editata in, in collaborazione con BioBlu, il Milite Ignaro, un lavoro diciamo molto 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 particolare, io ho letto alcuni contenuti, eh, diciamo di un tema che già in qualche maniera teneri occhi, Già occupato, però adesso l'hai fatto dandogli un taglio decisamente diverso. Prima, però, di entrare nel merito della questione, volevo chiederti: volevamo chiederti, come vi ha detto, Maria, già fatto il focus su alcune. Aspetti importanti. Che difficoltà hai incontrato nel veicolare questo tipo di informazioni, così come abbiamo avuto già esperienze, soprattutto per i tuoi libri? C'è stata una qualche forma di censura, di bannaggio dalla da parte di, de, de, della distribuzione? Perché tu non sei nuovo a questo genere di esperienze? Ma diciamo che non sono nuovo, ma non mi è mai capitata una cosa come in questo caso, cioè. In questo caso c'è stata una, una vera e propria, come si può dire, eh, un vero e proprio fuoco incrociato eh, da parte di, eh, così, della, della, della de, dei media, insomma, di coloro che dovrebbero normalmente quantomeno permettere eh, la libertà di stampa, insomma, non dico la libertà di espressione e di stampa in questo caso, non dico proprio di... Eh, incoraggiarla, ma quantomeno di, di permetterla. E invece, niente, c'è stata una, una posizione terribile per cui <coughs> da un lato sono stato estremamente limitato su, sulla mia pagina Facebook, che adesso è proprio da buttare, da rottamare, perché è praticamente eh, inutile, eh, e eh, dall'altro ho subito mh, con tutta una. Una, così un preambolo durato settimane e settimane in cui i miei lettori si sono scontrati con gli utenti del sito, ho subito la censura poi dal 9 giugno in maniera definitiva, la, la rimozione della pagina dedicata su Wikipedia, che è stata una cosa tra l'altro piuttosto inquietante, che normalmente nelle altre nazioni eh, suscita eh, scalpore e lo sdegno da parte dei giornalisti, al cui albo io sono iscritto regolarmente, e, e che invece, nel mio caso, non ha sollevato obiezioni alcuna, cioè pochissimi sono intervenuti, mi ha stupito, ha eh, denunciato la cosa Visione TV e, eh, attraverso il suo blog e poi nessun altro ha fatto nulla, inclusi eh, persino insomma, editori o persone a me vicine. E quindi eh, la situazione mi ha lasciato veramente eh, così, sbalordito perché eh, ho capito, me ne ero già accorto mentre procedevo nella scrittura di quello che stavo facendo, perché purtroppo per molti aspetti non è nemmeno confrontabile con eh, eh, le tematiche che in altri libri di questo tipo io ho eh, affrontato, perché qui si va proprio a toccare il nervo scoperto. E me ne ero già accorto, però insomma, se ne sono accorti molto in fretta anche coloro che eh, mi hanno chiuso tutti i rubinetti e adesso la situazione è complicata perché un libro che ha da denunciare qualcosa di veramente eh, importante, ecco, importante a interesse e in favore di moltissime persone che dovrebbero sapere, che dovrebbero... Essere informati di, di ciò che questo libro racconta, e che invece eh, fa fatica a farsi strada eh, in internet e anche nella vita reale, proprio perché, da un lato, attraverso Facebook e i vari social, così come mi sono stati, eh, diciamo, eh, bloccati o comunque estremamente limitati, eh, non riesco neanche a far sapere dove vado a parlarne perché non raggiungo più i miei iscritti sono circa 26.000 ma io non riesco a raggiungerne se non qualche centinaio proprio perché non vengono più inviate le notifiche e nessuno viene più a sapere nulla e dall'altro eh, le vendite stesse del libro eh, vengono eh, assolutamente eh, così, eh, diciamo penalizzate tieni conto che Wikipedia fa questa cosa e, e mi cancella proprio appena in tempo prima di eh, eh, far sì che chiunque eh, eh, chiunque volesse potesse eh, eh, inserire nella lunga bibliografia de, de, tutte le, nel lungo elenco dei miei libri quest'ultimo nuovo quindi vengo rimosso prima che il nuovo libro venga inserito in fondo, in fondo all'elenco ci sono delle regole eh, un libro può essere inserito su quella, tra virgolette, enciclopedia libera, eh, soltanto se sono passati almeno, se non ricordo male, 15 giorni dall'uscita, proprio per evitare che eh, non, una non si traduca in una forma di pubblicità. E questi sono riusciti a, a bloccarmi in tempo, insomma, e a cancellarmi definitivamente. Chiaro. Eh, vabbè, per quello che riguarda Wikimedia un giorno dobbiamo fare un lungo discorso di, di quanto poi sia diventata affidabile o inaffidabile questa forma di diciamo enciclopedia libera che libera non è per nulla allora eh, vediamo allora, naturalmente come stavo dicendo prima, magari non ci sono gli stessi aspetti, però tu ti eri già occupato del tema dell'industria della vaccinazione, anche se l'hai fatto diciamo, in ambito pediatrico e per quello che riguarda diciamo, l'ultima grande lavoro di pandemia o pandemenza del Covid-19. In questo caso specifico, però, l'hai fatto in ambito militare. E... Ci sono come dire, somiglianze o comunque sono ambiti talmente lontani, distinti da non avere più punti in comune. O dietro c'è uno schema in qualche maniera uno schema sottostante che va dalla vaccinazione per bambini alla vaccinazione di massa, alla vaccinazione in ambito militare. Facendo Ma, le tue dunque, ricerche, è chiaro che sì, sì, sì. Beh, allora è chiaro che dal punto di vista dell'industria della vaccinazione, si parlava della storia. Di queste industrie farmaceutiche a cominciare dalla loro nascita in piccole farmacie, eh, botteghe, erboristerie, magari del 5-600, e si seguiva dal, il loro sviluppo che a un certo punto prendeva il volo, no? decollava in modo impressionante, eh, anche e soprattutto grazie al. Alla, ai finanziamenti che determinate banche e quindi determinate dinastie che le gestiscono eh, accordavano a queste farmacie e quindi poi a queste grandi industrie sempre più grandi. Eh, è chiaro che il discorso è quello della, appunto del, di, questa, di questa forma di, di sviluppo, soprattutto di questo tipo di farmaco, che eh, conosce una fortuna immensa sin dai, dai primi anni dopo la sua scoperta attraverso ufficialmente eh, il medico Jenner, ma in realtà eh, il libro spiega come questo tipo di eh, scoperta vada eh, portata indietro nel tempo almeno di una ventina d'anni e attribuita probabilmente a un contadino che aveva fatto degli esperimenti per conto suo in questo senso. E, però mh, qui si tratta di qualcosa di diverso e di eh, decisamente più pericoloso per il semplice fatto che stiamo parlando eh, di un ambiente eh, nel quale eh, intanto eh, lavorano e vivono uomini armati. Eh, uomini armati che sono trattati come cavie e che se venissero a scoprire eh, il modo con cui eh, sono stati trattati e le motivazioni per cui eh, soffrono di una serie di patologie anche gravi eh, probabilmente potrebbero costituire un pericolo eh, non essendo eh, non avendo a che fare in questo caso con un settore normale eh, inoltre mh, è assolutamente come si può dire mh, eh, eh, possibile fare un paragone è un parallelo tra eh, il cocktail di eh, sostanze che vengono eh, iniettate al momento dell'arruolamento dell e poi periodicamente, eh, con tutto ciò che ha a che fare con la pericolosità di questo cocktail, perché non dimentichiamo che in ognuno di essi esiste. Esistono eccipienti e eh, additivi eh, che sono deputati tra l'altro anche al, al processo infiammatorio necessario per, per produrre l'effetto, eh, che eh, in realtà eh, devono stare al di sotto di una certa soglia stabilita per legge. Ma nel momento in cui tu me ne somministri nove, la soglia si, fa, si va a far benedire. E questo è qualcosa che viene rilevato nell se, nelle ultime sedute dell'ultima commissione parlamentare d'inchiesta, e, eh, e che, come dicevo, può costituire un, un parallelismo particolarmente eh, scabroso e urticante rispetto a quello che accade a tutti i nostri bambini per poter entrare a scuola. Quindi. Eh, questo aspetto è sempre stato trascurato, ma è un aspetto che nel momento in cui emerge a livello di indagini all'interno dell delle inchieste parlamentari eh, può facilmente essere esteso ad ambienti civili e per giunta così delicati. Eh, tieni conto che comunque stiamo parlando di eh, come si può dire, sostanze che già di per sé possono avere problematiche, eh, dal punto di vista tossicologico. E quindi eh, già soltanto la questione degli additivi e degli eccipienti è, è particolarmente eh, delicata. Se poi tieni conto del fatto che tutto nasce eh, in seguito alla diffusione eh, e all'analisi, eh, all allo studio di quella che viene chiamata eh, la sindrome della guerra del Golfo, e che viene attribuita dal, dalla metà degli anni 90 in avanti al, all'uranio impoverito come sostanza responsabile eh, di, di tutta una serie di eh, problematiche di salute che appunto eh, vengono riassunte con quel termine, sindrome della guerra del Golfo. E se, e se tieni conto che eh, moltissimi eh, soldati italiani affetti da questa sindrome eh, non sono eh, mai usciti dal territorio nazionale e quindi non hanno mai avuto a che fare con l'uranio impoverito, ecco che eh, cominci a eh, sospettare, tra virgolette, che la, la, la responsabilità vada... Vanno trovate altrove, altrove, certo. Non... Esatto. Le cause vanno trovate altrove. Senti, questo è un libro che ha una grande pregnanza perché comunque tratta di storie reali dove tu hai riportato nomi e cognomi di persone vere. In particolar modo c'è questa storia del caporal maggiore Francesco Rinaldelli eh, che merita un'attenzione particolare così è riportata nel libro. Che cosa è successo nello specifico a questo giovanissimo servitore della patria? Questo ragazzo ultra entusiasta di poter difendere la patria eh, contro anche probabilmente la volontà dei genitori che insomma alla fine rispettano la sua idea no e quella che per lui è la sua missione eh, si arruola appunto con grande entusiasmo e poi viene subito mandato eh, così come Tutta la sua compagine. Lui si arruola eh, nella, nella eh, compagnia eh, iulia degli Alpini e viene mandato a, eh, al petrolchimico di Marghera e quindi esposto. Lui e altri ragazzi giovanissimi come lui, eh, appena ventenni o poco più che ventenni, viene. Eh, viene esposto a eh, un, un, un clima, un, un, un ambiente eh, estremamente tossico all'interno di, eh, di questo distretto con, eh, che, che, che in cui sono, eh, sono, sono presenti aziende chimiche che esalano sostanze terrificanti nell'aria. Eh, e, tra l'altro, questi ragazzi notano che tutti gli addetti ai lavori di quella zona girano scafandrati e super protetti, mentre loro vengono mandati come se fossero al mare senza nessuna forma di protezione, completamente abbandonati a loro stessi. Se aggiungiamo che questo ragazzo, a questo ragazzo viene somministrato il cocktail di cui sopra senza nessuna. Eh, attenzione rispetto a eventuali eh, eh, precedenti eh, come si può dire, somministrazioni eh, che non vengono appunto mh, tenute eh, in considerazione e vengono ripetute. Eh, non viene considerato il suo stato di salute, lui aveva una adenopatia eh, sin dalla prima infanzia e questa Cosa viene presa in considerazione? Non, vi, non vengono considerate eventuali allergie, eccetera. Tutto in violazione di quello che erano quelle che erano le regole previste dal bando di arruolamento eh, vigente in, in relazione a, alla sua, al suo arruolamento. E eh, il risultato è che questo ragazzo sviluppa molto presto. Eh, anche se eh, i sintomi sono evidenti, ma eh, in caserma nessuno se ne preoccupa. Sviluppa molto presto un linfoma di Lotkin, che di fatto poi eh, eh, avrà ripercussioni gravissime. E insomma, lascio al lettore la, la storia di questo ragazzo, che però ha veramente delle, eh, così, delle, dei, dei risvolti estremamente drammatici, inquietanti, commoventi, eccetera, e, e lui come tutti gli altri che vengono trattati nello stesso modo, spesso appunto giovanissimi, eh, ecco tutti loro eh, vengono considerati eh, niente, vengono eh, tenuti appunto in, in scarsissima considerazione, non sono eh, in nessun modo ascoltati tantomeno viene loro riconosciuto una qualsiasi forma di status di malattia, eh, al fine di eh, fare di tutto per non risarcirli e per, soprattutto per non riconoscere eh, le, gli addebiti, le responsabilità. E questo è estremamente grave perché sono ragazzi che hanno eh, dato la loro vita o quantomeno la loro salute alla patria e la patria in cambio arruola fiorfiori di avvocati eh, pagati proprio iperpagati, pagati, super pagati proprio per fare in modo che questi ragazzi e le loro famiglie escano sconfitte dai tribunali e non ricevano nemmeno il riconoscimento della loro malattia e ci sono c'è il caso di David Gomiero che oggi vive in, con un'invalidità del 90%, ma viene in tutti i modi sonfitto nei tribunali per cavilli eh, giudiziari insignificanti, eh, nonostante eh, sia stramazzato al suolo eh, il minuto dopo eh, la somministrazione e, sia, e quindi st sia stato portato in infermeria e eh, proprio per quel motivo non presente in caserma perché appunto accudito dagli infermieri nella, eh, nella, nella, in, in, nella, nella sede opportuna, viene addirittura eh, accusato e trascinato davanti al tribunale militare per diserzione. E il giudice dovrà venire convinto dai genitori e, e, che dovranno spiegargli che il motivo per cui non era presente era perché eh, era svenuto, aveva perso completamente i sensi ed era... Eh, accudito dai, me dai medici. Eh, ci sono altri casi di eh, ufficiali, un caso di un ufficiale che rifiuta eh, la somministrazione perché ehm, eh, per, per libera scelta, so, eh, non, non, non trovandosi d'accordo e che finisce in, al, eh, denunciato eh, alla corte militare per eh, eh, non aver obbedito agli ordini e quindi anche in questo senso la lotta poi a livello processuale è durissima. Pietro, ascoltami: l'incontrare, il cercare, il vivere a un certo punto le esperienze personali di queste persone, perché poi quando ti trovi davanti a una storia, volente o nolente, un coinvolgimento ce l'hai, il tuo dal punto di vista emotivo e umano, qual è stato? Ma io non riesco mai a distinguere l'aspetto conoscitivo, teoretico, da quello emotivo, perché il mio lavoro è tutto molto appassionato, molto coinvolgente e coinvolto in quello che faccio e quindi ogni volta, eh, ogni nuovo libro è un, è un tentativo di dare, di aiutare, di far sì che si sappia, di far sì che ci si arrabbi, di far sì che si combatta e quindi come vedi non sono mai, già solo con questo intento, non possono mai essere pubblicazioni fredde o, o distaccate. Certo, situazioni di questo tipo, eh, quando si va sul caso umano, tra virgolette, sulla singola persona, nome cognome, e cognome e, e, e se ne segue il... La vita, eh, lo sto rifacendo adesso per un nuovo libro che sto scrivendo, ecco, evidentemente ci si coinvolge parecchio. Ci si coinvolge anche molto dal punto di vista dell'indignazione, dell per non dire di peggio, quando si scoprono poi situazioni terribili come quelle che il libro mette a fuoco anche a livello internazionale e quindi casi su casi, centinaia di migliaia di casi di soldati americani eh, che non solo eh, sono malati di questa sindrome eh, non meglio specificata e non meglio curata, ma che eh, soffrono le pene dell'inferno dopo eh, la somministrazione relativa al... Contro il carbonchio e quindi contro eh, quello che si chiama anche antrace, questo batterio, che mh, se ti ricordi, eh, semina il panico mh, pochi giorni dopo eh, l'11 settembre, quando eh, i, i telegiornali di tutto il mondo cominciano a diramare la notizia di quelle lettere al carbonchio. Sì, arrivavano le buste all'antrace, però... come no, ce lo ricordiamo qua. Esatto esattamente e senz'altro eh, spedite da bin Laden in realtà questo libro va a fondo anche di questa cosa e si scopre l'immaginabile altro che bin Laden dietro a queste lettere e, e soprattutto poi si va a scavare su quelli che sono mh, eh, come si può dire i, i vertici dell'unica eh, casa farmaceutica Produttrice di quel tipo di siero eh, la quale unica casa farmaceutica ha quell'unico prodotto ed ha un unico eh, ha quell'unico prodotto in commercio e, e ha un unico cliente che è il pentagono eh, e eh, gode di eh, una, una prosperità spaventosa perché eh, produce milioni di dosi senza, senza essere Diciamo così, mai messa in discussione. Addirittura, eh, i, varie indagini sanitarie eh, appurano la, la, le condizioni eh, pessime co eh, all'interno delle quali eh, il, il prodotto viene elaborato e sintetizzato e mh, proprio a causa mh, del. del De, de, Dell'ammanigliamento di questa multinazionale nei confronti della politica, eh, nulla mai eh, la, la blocca. E la cosa più sconvolgente è che a suon di scavare arrivo a nomi e cognomi dei proprietari, di coloro che controllano il il, tutto il pacchetto azionario di questa eh, multinazionale, che arrivano dritti, dritti in cima alla Casa, alla casa Bianca. Quindi eh, un, un, un conflitto di interesse grande come una casa eh, su cui si proietta l'ombra inquietante dell'aver provocato eh, una serie di incidenti, diciamo così, al carbonchio, incluse quelle lettere, per poi eh, diramare a livello ufficiale in tutti i telegiornali statunitensi. Eh, la decisione da parte del, del, del governo americano di vaccinare tutti i militari, i, tutti i soldati, milioni di soldati e eh, addirittura di consigliare, tramite il solito Anthony Fauci ancora dell'epoca, di consigliare eh, anche ai civili eh, di fare il possibile per eh, ricevere queste, questa dose e poi in realtà questi sono gli stessi che poi la dose la vendono è, è la stessa strategia vera. di sempre insomma creare sì. il problema e proporre la soluzione Senti, sì, anche se in questo caso cioè nel mio caso perché spesso quando poi racconto queste cose mi si dice beh, lo, tanto si sapeva il problema non è saperlo in maniera generica e quindi passare per complottisti la questione qui sta nel documentare in maniera dettagliatissima così che poi non si possa più dire, ah sì, il gomblotto. Cioè Qui il discorso è che eh, portiamo nomi e documenti, articoli di giornale e, 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 e che ne so... Eh... Riscontri da quelle che vengono chiamate le fonti aperte, sì, chiarissimo. Esatto, esatto. chiarissimo. Esatto. Pietro, eh, questo passaggio per me è stato molto interessante quello che ha fatto. Volevo capire da te. Visto l'approfondimento che hai fatto, se ti, la tua idea è quella che queste mh, case farmaceutiche siano come dire, al servizio di strutture militari o, peggio anco, o come dire, un altro approccio che proprio le strutture militari dispongano al loro interno di eh, eh, enti di ricerca farmaceutici per i loro. Uh, utilizzi per i loro interessi. Cioè sono due piani differenti, non so se mi sono riuscito a farmi capire. L'uno è che comunque sono a disposizione male, ma fanno il loro le case farmaceutiche, mentre nella seconda ipotesi è che sono come integrate all'interno di strutture militari, solo che vengono chiamate in un'altra maniera. Tu che idea ti sei fatta sì, riguardo? Non è, non è neanche proprio da dire che siano due ipotesi così di, separate tra loro perché spesso i laboratori all'interno delle organizzazioni ministeriali e governative sì. eh, sono a stretto contatto con le case ecco. farmaceutiche eh, tra virgolette, private. Eh, beh, mh, intanto non possiamo non, eh, non considerare, non prendere in considerazione come eh, l'azienda di cui parlavo e di cui non faccio mai il nome per motivi per evitare una, una censura a priori, sì. ma è, è, è assolutamente ben definita nel libro, sì. questa grandissima società iperdiscussa dai giornali americani quando ancora erano in grado di fare eh, giornalismo vero, eh, di fatto eh, è eh, una, una, una società eh, il cui eh, principale come si può dire sponsor mh, no, più niente. che sponsor colui che ne detiene la, la, la maggior parte no, eh? a livello la, la maggior quota a livello di azioni eh, è un personaggio che insomma vi lascio andare a leggere e ca si capisce molto bene come si arrivi eh, ma non quasi in cima al, al top della gerarchia militare statunitense e non solo militare. L'altro aspetto da tenere in considerazione è che, lo abbiamo... e tra l'altro, attenzione perché, questa, questo, questo connubio tra mh, società farmaceutiche e ehm, ministeri della difesa eh, è la stessa, la stessa, lo stesso ritornello che poi ci troviamo a, ad ascoltare eh, a proposito di Moderna e quindi. Stiamo parlando comunque di eh, case farmaceutiche che eh, seguono un pochino questo copione. Anche Moderna ha un unico prodotto in commercio che è quello che ben conosciamo. Eh, tutti gli altri prodotti che ha cercato di elaborare sono stati un fallimento totale. Eh, e anche se adesso, qualche mese fa, si è annunciato un prodotto simile a tecnologia mRNA finalizzato alla cura del cancro, come se fosse una svolta. Pochi sanno, perché ne ho parlato io eh, e, e non mi sembra che ne abbia parlato nessun altro, pochi sanno che, questa, che questo farmaco è in realtà in sperimentazione da decenni e moderna, ha soltanto raccolto eh, insuccessi e effetti collaterali gravissimi sulle cavie eh, a cui lo ha somministrato. Eh, però ecco, volevo dire, oltre a questo non possiamo dimenticare per esempio Fort Detrick e quindi questi laboratori eh, che sono decisamente in mano al, ai servizi segreti americani, che sono laboratori farmaceutici in cui si eh, elaborano e sintetizzano eh, armi eh, biologiche e eh, armi chimiche di questo tipo. E in realtà, questi incluse armi appunto a base di virus, eh, che sono eh, laboratori finanziati dal Pentagono, finanziati dalla CIA, gestiti direttamente dalla CIA e che abbiamo visto nel caso di Fort Detrick direttamente implicati eh, in quest'ultima questione, eh, insomma, di questi ultimi anni, no? E quindi legata a quest'ultimo agente patogeno. Ecco. Pietro, qual è mediamente la dinamica delle, di questo genere di iniezioni? Dinamica cioè? Eh, somministrazione, quantità, cioè, ci sono dei... E diciamo si parla di... una ogni sei mesi, 5, 6, 7, quanti sono, insomma mediamente? Chiaramente dovrebbe dipendere dalla tipologia del eh. farmaco, eh, ma diciamo che gli aspetti più inquietanti si verificano subito all'arruolamento. Sì. Eh, pochi, eh, non sono pochi, credo, quelli che si ricorderanno che, eh, eh, di, come, di come, magari, quando hanno fatto la visita di leva e soprattutto poi quando sono stati arruolati, eh, si girasse con gli aghi direttamente tutti piantati nel petto. E, e si passasse poi da una puntura all'altra no? diciamo così, sì. qui stiamo continuando a usare tutta una serie di sinonimi cioè... un po' complicati come comunicazione ma sembra, sembra un percorso a ostacoli ma, ma ci proviamo anche questo è veramente inquietante è, è uno degli aspetti più inquietanti perché che questi signori non ci permettano di parlare è, è, è spaventoso soprattutto se se lo fanno sulla pelle delle, della gente che muore quindi Veramente, veramente eh, destabilizzante, comunque eh, quindi, quindi questa era la situazione: cioè questo, questa somministrazione di 9-10 di questi tipi diversi di sieri che veniva, che veniva eh, appunto inflitta eh, in ogni eh, matricola, senza in nessun modo eh, come si può dire prendere in considerazione la sua situazione pregressa. Allora fammi capire, fammi, interessantissimo questo passaggio, non vengono tenute in nessuna considerazione quelle che sono le anamnesi delle persone, delle, dei pazienti, quindi non si fa un, uno storico eventualmente delle patologie, delle problematiche avute, se è allergico, se non allergico, a che cosa. ma Esistono protocolli in, in tal senso e vengono disattesi o non esistono proprio? E se esistono, ti sei fatto un'idea sul perché vengono disattesi? Perché questo è un punto centrale. Io eh, penso che... Eh, allora, intanto esistono e vengono inseriti nei vari bandi di arruolamento di volta eh. in volta. E quindi anche il bando di arruolamento che eh, riguarda Francesco Rinaldelli per seguire la sì. sua storia personale. Sì. Eh, contiene tutte le istruzioni e il protocollo per, per la giusta somministrazione. Eh, quindi il Ministero della Difesa si preoccupa di eh, specificare bene le cose, anche perché eh, non potrebbe far diversamente. Poi, tra l'altro, detta di passaggio, che ancora adesso sia così non è eh, accertato o soprattutto non è accertato che sia così ovunque, ancora così ovunque, perché eh, dopo i lavori delle ultime commissioni parlamentari d'inchiesta è possibile che eh, qualche caserma abbia cominciato a, a, a fare più attenzione a fare il proprio lavoro. Ma detto questo, eh, i bandi ci sono, i protocolli eh, ufficiali di... Eh, regolamentazione della, delle somministrazioni ci sono il problema è che poi nessuno ha voglia o comunque all'epoca aveva voglia di eh, prenderli in considerazione da un lato secondo me la mia idea è perché eh, l'idea che mi sono fatto è che il militare è una forma di macismo diciamo cioè, il militare è un uomo forte rude eh, che non sta dietro a tutte queste sciocchezze, a queste frivolezze e che deve essere abituato mh, e abituarsi a qualsiasi eh, situazione, anche le più eh, disagevoli, pericolosi, eccetera, e quindi figurarsi se stiamo lì a fare le donnicciuole, come si diceva un tempo, eh, a preoccuparci di, questi, di queste bazzecole Dall'altro lato il, la, la, così, il sospetto... Eh, secondo me è legittimo è che eh, questi protocolli non vengano spesso eh, presi in considerazione adottati perché il settore farmaceutico trova abbastanza utile che in, che in questo ambiente eh, i, eh, coloro che vengono eh, fatti oggetto da, di questo tipo di somm somministrazioni possano servire da cavi e quindi si possa controllare poi che cosa succede. Eh, il padre di Francesco Rinaldelli dimostrerà eh, in sede di eh, commissioni parlamentari di inchiesta, ma anche eh, nei tribunali, come eh, i soldati venissero poi rigorosamente seguiti dopo la somministrazione, nei mesi e negli anni successivi, per vedere che cosa succedeva. E quindi tanto quanto vengono almeno apparentemente trascurati e non presi in considerazione eh, per quel che attiene al protocollo, tanto poi però sembra che siano, rimangano monitorati, come su, si suol dire, sotto osservazione in modo da controllare poi gli effetti di tutto ciò. E questo eh, fa pensare alquanto. Pedro, in questa inchiesta che hai portato avanti ti sei fatto un'idea, sono saltati fuori, diciamo su una parte alquanto ostica, eh, dei numeri relativi agli effetti avversi, ai danneggiati, alle vittime, danneggiati più o sì. meno gravemente dagli effetti avversi, ma anche morti in Italia e nel mondo? Sì, sì, si parla di cento, centinaia di migliaia di malati. Eh, purtroppo le morti non sono così tanto facilmente mh, eh, come si può dire, quantificabili mh, e in un certo senso anche le malattie, proprio perché eh, il, eh, i ministeri della difesa continuano a eh, negare la correlazione tra eh, quelle che sono eh, le, le situazioni patologiche che questi giovani vivono e eh, la, la, la somministrazione. Trazione a cui sono stati sottoposti e quindi eh, mancano i dati in maniera così ufficiale, ma all'interno del libro comunque molti dati vengono fatti proprio grazie al, al lavoro delle commissioni parlamentari d'inchiesta. Eh, ripeto, queste commissioni partono alla, fine di, alla metà degli anni 90 e, e via di seguito per preoccuparsi del fenomeno dell'uranio impoverito, ma molto presto comincia a emergere in maniera... Eh, graduale fino ad essere prepotente il modo con cui emerge nell'ultima commissione parlamentare d'inchiesta il fattore eh, della somministrazione di questi farmaci eh, perché ci si rende conto che altrimenti non è che ci siano molte altre spiegazioni plausibili rispetto allo stato di salute in cui versano questi ragazzi e, e quindi i dati ci sono e eh, possono essere tranquillamente esaminati anche se ripeto sono dati non, eh, che non pretendono di essere esaustivi perché spesso non sono dati ufficiali proprio perché il governo continua a non i governi continuano a non riconoscere queste correlazioni, ma eh, la cosa veramente eclatante è che le commissioni parlamentari d'inchiesta invece sì, cioè l'ultima eh, ne dice di tutti i colori. Tra l'altro è abbastanza interessante notare come anche politici, soprattutto del eh, Movimento 5 Stelle, che eh, nelle prime commissioni parlamentari di inchiesta eh, rivendicano la libertà di scelta rispetto a questa, a questo, a questa pratica, eh, difendono gli ufficiali o i soldati che si rifiutano di farsela somministrare, farsene somministrare eh, e che quindi <coughs> eh, denunciano anche i pericoli di questo genere di... Eh, di, di prassi, poi in realtà sono gli stessi che una volta arrivati al governo c'è una eh, c'è una, eh, come si può dire imbarazzante Giulia Grillo che nelle prime commissioni parlamentari di inchiesta si batte eh, contro tutto questo genere di cose e che poi eh, quando arriverà al suo turno non modificherà di una virgola la legge Lorenzin, che attenzione è proprio la legge che. Eh, come si può dire, Dai, ampliato via. a dismisura il numero delle somministrazioni da fare ai bambini in esatto. fascia pediatrica? Esatto. Sì, esatto. è cominciato tutto dall'altra. L'altro ti ricorderà, insomma, lo saprai meglio di me, che sono proprio stati eh, negli Stati Uniti, negli USA a proporre l'Italia come progetto capofila per questo tipo di sperimentazione. Quindi siamo, certo, ci siamo certo. quasi resi volontari per fare questo tipo certo. di. Bellissimo! Sì. Allora, eh, naturalmente volevo ricordare ai nostri amici che ci stanno seguendo che, se poi vogliono come dire, contribuire con qualche loro riflessione, lo possono fare mandando un audio messaggio, un video messaggio al numero 353 35 15 604 oppure potete intervenire sulla nostra piattaforma di Telegram o anche inviando un messaggio alla nostra uh, chat di YouTube. Eh, Pietro è un po' ostica la cosa che ti voglio chiedere perché mh, come dire, è sempre brutto parlare di numeri però eh, in effetti un esercito eh, tiene, I know, controlla i numeri anche se è brutta dirla questa cosa ne sono consapevole in, in qualunque campo di battaglia il numero di militari presenti lo stiamo vedendo in questo momento è, ha una sua valenza, ha un suo valore eppure reggendo il libro Sembra che eh, siano proprio le altre sfere militari a non occuparsi del numero delle vittime militari che ricadono dentro questo tipo di situazione, eh, come se lo Stato non fosse interessato a questo genere di situazione. Perché sta succedendo questo a tuo avviso? Cioè non vengono, queste persone non vengono considerate neanche come numeri. Eh, sì, sì, certo. Eh, anzi, eh, quando vengono, mh, come si può dire, eh, quando vengono varati delle, dei provvedimenti o, o vengono, eh, vengono istituite delle commissioni per vederci chiaro, eh, magari sotto, diciamo, dietro richiesta delle, delle commissioni parlamentari inchiesta di inchiesta del, del periodo relativo, eh, il, lo stato si affretta a inserire all'interno di queste commissioni generali su generali che hanno proprio il compito di occultare, di bloccare i lavori, di impedire gli approfondimenti. Eh, il libro parla di eh, parecchi casi in cui i documenti che vengono richiesti al Ministero della Difesa non vengono mandati. Eh, quindi il discorso è che mh, eh, lo Stato eh, sa benissimo quella che è la responsabilità che potrebbe essergli attribuita e quindi fa di tutto per, eh, non, per occultare questa cosa. E questa cosa, ripeto, eh, sarebbe eh, il caso di, eh, di, di, di farla emergere adesso proprio attraverso questo libro. Ti, dico, ti faccio un esempio. Eh, All'inizio di aprile, quindi circa due settimane prima che questo libro uscisse, di colpo, eh, secondo me in maniera voluta, e poi magari ti spiego perché lo penso, eh, dei sindacati di polizia eh, e dei eh, sindacalisti ben precisi, eh, con un nome e un cognome, eh, cominciano a eh, sbraitare sui giornali cosiddetti antisistema come la verità eh, il paragone no? il fatto quotidiano cominciano a sbraitare su questi giornali dicendo che ci sono 10.000 eh, casi di, eh, malati, di eh, malati tra i poliziotti in seguito all'ultima campagna eh, insomma no? quella cosa che lì appena abbiamo capito certo. è a, questa, a questi eventi da cui forse non, neanche, non abbiamo capito se siamo ancora usciti o no e, eh, il, e, e, questi, e tutti questi articoli vengono, vengono eh, chiusi con una considerazione molto amara, e cioè questi sindacalisti dicono, non ne parla nessuno, è uno scandalo che non ne parli nessuno. A quel punto è chiaro che il mio editore, ma i, la, la stessa redazione di Bosco Ceduo, noi tutti abbiamo fatto presente a questi signori. Eh, scrivendo direttamente ai loro indirizzi mail eh, uno per uno, guardate che non è vero che nessuno ne parla, è uscito questo libro e, e questo libro parla dei soldati, dei militari, di tutto quello che non abbiamo avuto una risposta. Cioè, questi hanno fatto eh, la sceneggiata eh, contando proprio sul fatto che non ne parlasse nessuno, in modo che la questione finisse lì. Eh, il anzi, io temo che abbiano fatto qualcosa di più. E cioè che in questo modo abbiano cercato di bruciare la notizia così che il libro che era ormai in uscita potesse fare meno effetto e questa è una tattica che io già come prima ti, ti qualche modo ti come prima alludevo no? è una tattica che io purtroppo ho già sperimentato sulla mia pelle anche per gli ultimi due libri usciti cioè due settimane prima la notizia l'argomento viene bruciato in maniera edulcorata e soft per fare in modo che perda poi interesse nella gente che, siccome è abituata a, eh, ad abituarsi, no? c'è un processo di assuefazione su tutto, se ne parli tanto a un certo punto non fa più sensazione. Quindi cominci già prima, prepari la strada e quando esce il libro, pff, vabbè, ho già, questa cosa la so già, ok? E, e la sai così come ti hanno, hanno voluto che tu la sapessi, e cioè non sai assolutamente una mazza o quasi. Ma resta il fatto che questi si espongano e dicano: Ma insomma, noi vogliamo assolutamente che l'opinione pubblica lo sappia, che eh, la magistratura se ne occupi perché non ne parla nessuno? E quando però ne parla qualcuno, e, e cioè il sottoscritto, eh, spariscono tutti, spariscono tutti. Addirittura l'unica eh, conferenza che avevamo organizzato eh, in cui eh, eh, si trovasse da una parte il sottoscritto a parlare e, e, e in collaborazione si pensava di far parlare gli stessi eh, sindacalisti eh, invitandoli opportunamente, saltata. Quindi in realtà non abbiamo eh, nessun tipo di, di riscontro da quando è uscito il libro, silenzio assoluto di tutti. Pietro, le forze armate in Italia come dice, svolgono una quantità enorme di funzioni, dalla protezione civile, ma anche al presidio di strutture importanti, tribunali, insomma, li vediamo, eh, scorte. E, insomma, minare dalle fondamenta lo stato di salute di questi eh, servitori dello Stato è un po' come... Segare la, il ramo sul quale stiamo seduti perché, come dire, alla fine ne va uh, dell'assetto istituzionale della sicurezza di tutti. E, um, mi stavo chiedendo, è impossibile in qualche maniera, adesso te lo chiedo fuori dai denti, <ride> Facciamo una è impossibile in qualche maniera i vertici militari non siano, l'hai accennato a conoscenza di questa situazione? Hai avuto contatti, qualcuno ti ha parlato, sai come l'hanno presa, sei stato avvicinato, facci sapere qualcosa in più. E, insomma, qual è la reazione, oltre a quella di occultare? Qualcuno magari ti ha detto, è proprio come dice, ma non lo posso dire. Perché è una situazione alquanto eh, singolare questa, veramente. Dunque, io continuo a pensare che non ci sia necessariamente una volontà eh, dal, dall'alto delle gerarchie militari, ma che ci sia semplicemente una gran eh, trascuratezza e un gran menefreghismo eh, nelle varie infermerie, nelle, nelle varie eh, caserme in cui questa cosa viene fatta, e poi a quel punto ci sia l'esigenza di coprire questo tipo di eh, irresponsabilità per evitare grane, che poi a livelli non di vertici militari, ma a livelli eh, di vertici politici ci, sia in, ci possa essere invece eh, una qualche forma di accordo eh, più o meno sottotraccia con mm. le multinazionali del farmaco, eh, anche solo per la grande quantità di... Eh, di, di dosi che vengono acquistate, questo non lo escludo, ma non sono così sicuro che eh, per quanto riguarda gli ambienti militari, anche ai, agli alti, nei, alle, nelle alte sfere, ci sia consapevolezza se non nel senso di doversi parare il culo, chiedo scusa per l'espressione, quindi cercare di negare il più possibile per non vedersi attribuite delle responsabilità, perché è chiaro che in generale, poi viene cioè, il, il, il massimo responsabile è colui che sta al vertice. E io penso questo: penso che ci sia appunto molta trascuratezza, molto disinteresse, molta superficialità e poi che questa superficia, superficialità a livello probabilmente politico e eh, a livello di eh, pressioni sulla politica da parte del, del delle, delle farmaceutiche private possa essere sfruttata per dare un'occhiata poi per controllare le cose come vanno per vedere quali sono i risultati di questi di questi tentativi no? e di queste somministrazioni sì senti ti sei fatto un'idea eh, perché naturalmente i danni abbiamo capito che ci sono e non sono pochi ma ti sei fatto un'idea se il numero di persone che magari fanno ricorso per avere dei risarcimenti a danno per eh, elisir di lunga vita sia un numero significativo o irrisorio? Cioè alla fine le persone che in qualche maniera ne hanno un danno ricorrono per farsi risarcire eh, verso le autorità competenti o non lo fanno in generale? E soprattutto esistono le normative delle leggi che tutelano e garantiscono questo tipo di risarcimento da danno da Elisir? E, e chiaramente le leggi ci sono, il, il governo è tenuto a risarcire, sappiamo benissimo anche quali sono queste leggi, ma resta il fatto che si fa di tutto per evitarlo. Allora, innanzitutto eh, per poter eh, finire in tribunale, denunciare eh, i, i vertici militari o comunque chi è, è da considerare responsabile di tutto ciò, bisogna averne consapevolezza. Cioè bisogna essere arrivati a un grado di eh, approfondimento rispetto al proprio stato di salute, aver collegato eh, le magagne, le difficoltà eh, in cui si vive con quel tipo di fattore, con quel tipo di eh, motivazione e già questo lo fanno veramente in pochi, eh, perché sappiamo bene come funzioni. Eh, a livello così di, di massa. E poi c'è da dire che anche coloro che si fanno venire dei dubbi o addirittura qualche convinzione rispetto a quali possono essere state le motivazioni del proprio stato di salute così danneggiato, eh, non hanno i soldi né il coraggio e la forza di mettersi contro lo Stato. È molto difficile. Eh, io mi ricordo è tutt'altro ambito, ma all'interno della scuola... Quando ho chiesto congedo parentale per, perché avevo diritto di farlo in base all'età delle mie figlie e, e, e mi è stato negato dal Ministero, io mi sono chiesto il motivo per cui mi venisse negato, perché era assolutamente eh, giustificata la mia richiesta in base al contratto. E, e mi è stato risposto dalla segreteria della mia scuola e anche dal, dal dirigente che anche se il contratto lo prevedeva il ministero non lo accordava. E questo è pazzesco, ma è soprattutto pazzesco il fatto che a quel punto eh, tutti si fermavano lì. E io dopo decenni e decenni dalla... Eh, Sottoscrizione di, di questo contratto sono stato il primo in Italia a decidere di trascinare in tribunale il ministero dell'istruzione perché avevo tutti i numeri per poterlo fare perché tutti quelli prima di me e anche dopo piuttosto che finire in una situazione di questo genere hanno scelto di eh, rinunciare a un diritto. Ecco, eh, credo che la maggior parte delle situazioni sia da, da spiegarsi in questo modo, cioè siamo tutto sommato in una. Forma che Platone chiamava una forma di Stato che Platone chiamava oligarchia, cioè di fatto il governo in mano ai ricchi, i poveri soccombono. Aggiungo che la dimensione, diciamo, il fattore povertà o comunque eh, indigenza, difficoltà economiche, eccetera, è un fattore che gioca un ruolo importante già al momento in cui questi ragazzi decidono di farsi arruolare per farsi mandare. In missioni più o meno pericolose proprio perché questo garantisce loro uno stipendio di un certo tipo. A quel punto, eh, essendosi eh, assicurati quel tipo di stipendio, eh, se vengono eh, vaccinati, mm, comunque se vengono insomma, quella cosa eh, lì va beh. bene, bene. Eh. Certo. <ride> si sì, eh, non ti preoccupare. Stupendo tanto, stupendo. tanto, abbiamo. Come dire, questa cosa ci dà la misura, insomma, voglio dire: se questa live riceve uno strike, ci dà la misura di, del valore delle cose che ci stai dicendo, e quindi ce ne faremo una ragione, sappiamo che. È veramente, S... veramente umiliante, umiliante. Vabbè, ma comunque, voglio dire: se poi dopo che hanno ricevuto le dosi vengono a star male e cominciano ad accusare problemi gravi, ma se non se lo sognano minimamente di farlo sapere visto che in questo modo perdono la missione, perdono i soldi. Ecco certo. che quindi spesso il governo ci prende per fame e, e la giustizia non esiste proprio perché costa, perché, perché costa cara e perché alla fine eh, premia soltanto chi i soldi ce li ha e, e se la può permettere. Sì. Eh, Pietro, insomma... Ci pare di aver capito che questo è il medesimo copione che si ripete un po' in tutte le parti del mondo. Ci eh, hai parlato degli Stati Uniti, ma è così in Italia e credo che sia un po' così in tutti, almeno eh, in tutti i paesi della Nato più o meno. Eh, ti sei fatto un'idea di qual è lo schema sottostante che caratterizza eh, questa uniformità di comportamenti? Qual è il eh, movente? È Qual è il movente? Il movente non lo so, posso immaginarne alcuni. Qualcosa abbiamo È cioè, solo detto, quello economico, ma... ma è veramente solo quello economico? Sì, sì, sì. Ma sicuramente ormai il movente unico di tutto ciò che, che si muove nel mondo è quello, eh, e questo, è, 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 questo dà l'idea della corruzione, dei livelli di corruzione morale a cui siamo giunti. Io francamente tento sempre un po' a rispondere a tutte queste domande in cui mi viene richiesto se mi sono fatto un'idea perché preferisco rimanere legato ai fatti e le idee che mi faccio eh, esternarle il minimo possibile perché poi diventa una componente soggettiva sì, che sì. quindi non ha, no, rischia di non essere scientifica. I fatti li ho riportati tutti e ho questa abitudine di riportarli proprio in funzione, diciamo con l'obiettivo di far sì che le persone si facciano un'idea, ognuna per conto proprio, e soprattutto va vadano poi a cercare, a controllare e ad approfondire. Eh, direi che, eh, per, per rispondere alla tua domanda in qualche modo, eh, direi che si tratti dell'ennesimo capitolo. Della, del, fatto, del, del, del grandissimo argomento, del grandissimo tema che è quello del lobbying. Cioè, alla fine, eh, il male del mondo, il male del nostro tempo, eh, il cancro che ci ucciderà eh, è proprio eh, il conflitto di interesse. E, ecco questo libro è, che ho scritto nel, 2000, nel 2021, è il cuore di tutto il mio lavoro. In qualche modo lì arrivano tutti tutti i raggi, no? tutti, tutti, i, i, tutte le freccette che partono dagli altri libri. E, ehm, e credo che questo sia veramente il male del nostro tempo, cioè la sovrapposizione ormai sempre più prepotente, aggressiva e, e inarrestabile dell'interesse privato su quello pubblico. E quando accade questo il cittadino... Ne viene completamente soffocato, cioè non può in nessun modo difendersi. Eh, anche il libro di cui mi sto occupando adesso e che eh, in qualche modo a mio, a, a mio modo eh, mi serve per rispondere alle ingiustizie che ho subito recentemente, eh, non può che dirsi un altro terrificante capitolo sì. di, di che cosa è il lobbying. No, no, no. senti Pietro però scusami allora noi abbiamo presentato due due libri già insomma quello su Rockefeller e Wedenburg li facciamo vedere dai ogni volta ci siamo detti la stessa cosa eh, i Rothschild e gli altri e poi questo qua i Rothschild in Italia ma c'era anche quello sui eh, eccolo qua uh, Rockefeller e Va Va Warburg e ogni volta ci siamo detti Pietro ha incontrato diciamo, un sacco di difficoltà, peggio di così non gli può andare, però poi il libro successivo incorre in situazioni peggiori di quelli che aveva trovato il precedente. A questo punto naturalmente va bene, facciamo rivedere l'ultimo tuo lavoro. È chiaro, hai riportato i fatti così in maniera tale che tutti si possono fare un'idea precisa. Però questa domanda non te la posso non fare, anche se poi ho un'opinione personale, cosa ti aspetti che susciti nell'animo delle persone questo libro? Indignazione, azione, eh, consapevolezza, eh, ricerca di, alt di una verità alternativa a quella che ci viene proposta dai media. Perché poi un autore quando fa un'opera di questo genere ha un focus: cioè devo mettere insieme tutti questi dati perché voglio che le persone capiscano, facciano luce su. Dunque, eh, intanto io sono su un treno in corsa che non può più in nessun modo essere arrestato e che io per primo non voglio fermare perché non, non mi interessa fermarlo più, forse non mi è mai neanche interessato. Eh, io voglio andare avanti e, e diciamo che l'obiettivo principale, sì, quelli che tu hai elencato sono, tutti, sono tutte finalità assolutamente implicite nel mio lavoro ma l'obiettivo fondamentale per me resta quello primario di capire io. La mia è una ricerca personale perché eh, non è che io mi siedo e dico adesso vi spiego come stanno le cose. Io mi siedo e mi chiedo "Ma come diavolo stanno le cose?". E a quel punto come ho sempre fatto anche a scuola con i miei alunni, tutte le volte che imparavo qual qualcosa di nuovo, avevo una voglia matta subito di farla sapere anche a loro, di renderli partecipi, perché questo era il mio modo di educare e di spingere alla crescita personale, alla curiosità, alla realizzazione di sé e via di seguito. E quindi, mh, in questo senso, io non ho cambiato nulla. Io mi siedo al computer, comincio a lavorarci. Tutto, tutte le ore che posso quando, soprattutto nei periodi di solitudine, no? No, non conosco più giorni, notti, eccetera, perché voglio capire perché da una, da una cosa eh, passo a un'altra, dall'altra a un'altra ancora. Eh, mi devo poi annotare, annotare, annotare perché eh, si perde il filo. Spesso vado a ricadere sui miei libri perché cerco fonti rispetto a un certo fattore e trovo che l'unico che ne ha parlato è il sottoscritto e quindi mi tocca a quel punto autocitarmi eh, e quindi sì, consapevolezza, sì, indignazione sì, eh, voglia di, di, di imparare qualcosa di nuovo di cercare di più eh, e via di seguito ma tutto ciò lì per lì parte da me eh, sono sempre stato forse un po' personalista un po' individualista e eh, piuttosto introverso il mio è un cammino di crescita personale eh, di cui rendo partecipi gli altri perché continuo a essere eh, quello che sono, cioè un insegnante. E, e quindi quando tu sei in ricerca e lo fai per una sete tua di conoscenza, non ti puoi fermare. Quanto la capisco questa tua considerazione? Più di una volta qui sul canale ho ripetuto le stesse cose. Sostanzialmente, io questi appuntamenti serali li faccio con la voglia, con la ricerca di capirne di più, di saperne di più, poi che gli altri li seguono incidentale. Ma la prima cosa è stare qua come dire, confrontarsi con tutte queste voci straordinarie per avere più crescita personale, più consapevolezza. Sì, in questo caso io mi sento proprio uno studente, uno studente che va a lezione e ogni volta cerca di, ah, di, di acquisire qualche, qualche elemento nuovo. Eh, allora rinnoviamo l'appello alle persone che ci stanno seguendo perché mi piacerebbe che questa sera ci fosse un po' di Interazione. Se a te non dispiace, Pietro. Qualche riflessione, qualche domanda, qualche richiesta di ulteriori eh, informazioni che ci viene dagli amici che ci stanno seguendo. Insomma, lo potete inviare al numero che vedete 353 3515 604. Oppure, eh, insomma, ce lo mandate sulla piattaforma di YouTube o anche sulla nostra piattaforma di Telegram. Alzate la mano, insomma, vi accendo mm. il microfono e vi sentiamo in voce detto questo. Nel libro vengono riportate, se non ricordo male, anche esperienze di persone che si sono rifiutate, sottufficiali che si sono rifiutate di fare la somministrazione, quel genere di somministrazione. In quel caso, che tipo di provvedimenti sono stati presi nei confronti di questi sottufficiali che si sono rifiutati, e in generale, più che altro? E come dicevo, ehm, lì per lì eh, la reazione è quella di metterli sotto accusa per eh, non aver obbedito agli ordini, ma eh, in sede processuale si arriva poi alla presa di coscienza da parte dei giudici che eh, qui non si tratta di obbedire o non obbedire a un ordine, ma si tratta di una coscienza personale rispetto a un, a un qualche cosa che attiene alla eh, salvaguardia del proprio corpo e della propria salute. E quindi è interessante come vengano eh, stabiliti dei principi che poi in realtà non verranno fatti valere poi appunto eh, negli anni in cui ci troviamo eh, o comunque verranno messi seriamente in discussione. Quasi, che, eh, il quasi, quasi a dire che l'ambito militare possa in qualche modo essere da considerarsi eh, avulso, staccato separato da quello civile. Eh, questa è una considerazione che va fatta. Quindi, ripeto, eh, lì per lì la reazione è quella di disobbedienza, di accusa rispetto un, e di condanna nei confronti di una disobbedienza. Ma poi si fa strada chiaramente il principio per cui eh, il soggetto ha, deve, eh, a livello proprio anche costituzionale, vedersi garantito il diritto di scelta rispetto a... A una questione di questo tipo. E come stavo dicendo, tra i massimi eh, difensori di questo diritto di scelta libera, eh, c'è quella Giulia Grillo che poi va a fare quei, quei danni che fa nel momento in cui eh, diventa eh, responsabile, no? leader del di Castero che era stato precedentemente anche della Lorenzin. Chiaro, bene Pietro io direi che abbiamo fatto una lunga ricca e corposa chiacchierata, soprattutto abbiamo cominciato a insomma, intravedere più nel dettaglio quelli che sono i contenuti di questo tuo ultimo lavoro che naturalmente adesso invitiamo tutti a acquistare e a leggere e naturalmente ci aspettiamo di riaverti ancora ospite se ti fa piacere. Del nostro format con la prossima stagione con ogni lavoro che tu proponi, per noi è un momento di approfondimento importantissimo. Non vedo arrivare molte interazioni e capisco che siamo rimasti abbastanza basiti dalle informazioni che ci hai dato. Storditi, questo è il termine giusto: storditi, perché poi è questo quello che ne viene fuori dalla lettura di questo libro sicuramente e niente che dirti ti ringrazio Ti ringrazio per questa esperienza per questa serata e mi auguro di rivederti ancora qui ringrazio te ringrazio voi sicuramente io sono disponibilissimo a tornare ancora qui e il prossimo sarà di nuovo un colpaccio se sarò così fortunato da riuscire a portarlo fino alla fine perché no perché e, e, e senz'altro avremo ancora da discutere eh, di questioni abbastanza inquietanti a giudicare da quello che sto trovando le due sono sempre inchieste al cardiopalma diciamo così dai allora va bene non mi resta che ringraziarvi farvi vedere le anticipazioni per domani sera siamo in compagnia di Rossella Aliano e di due ospiti Damiano Impiccichè e Luigi Silvestri parleremo appunto di questa figura molto controversa che si chiama Salvatore Paladino eh, che insomma una persona molto singolare io lo seguivo già da un sacco di tempo c'è dietro di tutto e di più, dall'esperienza di contatto alieno a una serie di insomma, cure alternative che somministrava spesso con una persona quasi analfabeta, eh. almeno lui stesso si definiva così. Eh, spesso dagli effetti assolutamente miracolosi. Domani sera alle 21. E poi vi ricordo il nostro primo appuntamento eh, sabato 29 luglio, quindi fra qualche giorno alla mezza terme la prima. Esperienze in presenza, chiamate Andrea, il distributore seriale, al numero che vedete sotto per avere tutte le informazioni. Grazie Pietro, gentilissimo. Un abbraccione, grande e buon proseguimento per tutto. Grazie a te, grazie a tutti. Buona serata, buonanotte. Bene, siate guerrieri, restate guardinghi. A domani, buona nottata. Ciao, alla prossima.